È davvero un immenso piacere dare il bentornato in famiglia, perché insomma per noi è uno di famiglia, ad Antonino, bentornato con noi. Ciao Monica, grazie, è un piacere. Guarda, è un piacere nostro il fatto che tu sia tornato con una canzone bellissima, partiamo subito da lì. Si tratta di Comunque sia, pezzo che hanno scritto per te Giovanni Caccamo e Lorenzo Vizzini. Come hai scelto il pezzo e gli autori? Allora, a novembre stavo cercando la proposta sanremese, come tutti. E, comunque sia, quando è arrivata mi ha sciolto il cuore, ed era probabilmente la canzone giusta al momento giusto, e da lì ho pensato, ok, Sanremo o non Sanremo, penso che comunque sia possa diventare il mio primo passo nel nuovo anno, nel 2023, e così è stato. Senti, l'unica certezza sarà sempre l'amore? Senti che domanda difficile. Beh, l'amore per se stessi, assolutamente sì, partendo da lì, perché insomma è questo anche il significato di Comunque sia, non per forza l'amore per qualcuno o per qualcosa. Ritrovare l'amore per se stessi ci vuole tanta forza, ma è la strada giusta, quindi sì, direi sempre di sì, l'unica certezza è sempre l'amore. Senti, parlando poi in privato, mi avevi detto torno con un lento che tanto mi era stato chiesto, una canzone d'amore che tanto mi era stata richiesta. Hai percepito questa necessità dai tuoi fan? Ho percepito, anche soprattutto dopo l'esperienza a Tale Quale Show, questa fame di buona musica italiana. Monica, tu mi conosci, probabilmente il mio ultimo successo è stata Resta Ancora Un Po', che tu ricordi molto bene. Che lo sai essere una delle mie canzoni preferite, quindi insomma è esatto. Facile. Quindi mi sono detto, ok, il primo passo lo facciamo all'Antonino, come ho abituato i miei sostenitori, i miei fan. Da lì poi gli spieghiamo che tipo di evoluzione artistica c'è stata negli ultimi 3 anni, ma il primo passo assolutamente italiano. Parlavi dell'attesa appunto per Sanremo, immagino che anche tu, come tutti, abbia fatto questo tentativo che appunto non è andato. Come l'hai vissuta questa cosa dopo un anno di grandissimi successi? Beh, Sanremo è sempre, come dire, la ciliegina sulla torta per tutti. È ovvio che ci si spera, però si va avanti comunque, si riprova l'anno dopo. È una cosa che se arriva è una grande magia, è un grande regalo. Altrimenti comunque sia. Ecco, esatto, comunque sia. L'anno scorso dicevamo grandi successi, il premio Mia Martini che hai ricevuto, che credo ti abbia emozionato moltissimo. È forse il premio più ambito, il premio più sentito questo, perché Mia ha uno spazio nel mio cuore veramente grande. Non mi aspettavo un invito diretto da parte di Franco Fasano e di Nino Romeo, il patron del premio, e questa cosa mi ha riempito di gioia, ma di orgoglio soprattutto. Una grande emozione essere su quel palco e prendere il premio Mia Martini 2022 va a Antonino, fantastico. Mamma mia, immagino che brividi. E poi l'anno scorso l'esperienza Tale Quale Show, che abbiamo seguito con affetto settimana dopo settimana, ti ha visto impegnato in una serie di sfide, di trasformazioni, di canzoni. Ci hanno fatto vedere tutte le sfaccettature di Antonino, o c'è qualcosa che è rimasto ancora a parte? Beh, c'è sempre qualcosa, però Tale Quale mi ha permesso di sfiorare parti di me che non conoscevo. È stato un lavoro lungo, duro, impegnativo, ogni settimana nella pelle di un grande artista, e questo vuol dire non soltanto cantare, ma entrare effettivamente, come dire, nello stato d'animo che quell'artista aveva in quel momento quando ha cantato quel pezzo, in quel preciso anno. Grande sfida, però portata a casa, insomma, mi sembra che sia andata molto bene per essere una sfida, insomma, è andata decisamente bene, ecco. E, se rimane sempre qualcosa di Antonino, ma sicuramente sì, io mi sento in evoluzione ogni giorno, cioè domani mi sembra già l'altro ieri, quindi ci sarà sempre qualcosa di nuovo da scoprire.
Senti, a proposito di questo, questo è un anno importante per te perché manca poco al tuo compleanno che segna anche un numero tondo quest'anno. Cambia qualcosa? Ti senti diverso? Come? Ti senti diverso rispetto a quello che è successo nella tua vita a tagliare questo traguardo? Mi sento in un punto bello della mia vita, un punto di evoluzione, come ti dicevo prima. Un punto in cui non mi spaventa neanche la metamorfosi, il cambiare tutti i giorni, il cambiare stile, lo sperimentare, il piacersi a 40 anni, diciamolo che sono 40 ragazzi, arrivarci. E sto preparando anche qualcosa di bello per quel periodo, che insomma è alle porte, ecco. Quindi adesso c'è comunque sia, però so che hai già pronto qualcosa anche per l'estate, musicalmente parlando, al di là dei festeggiamenti per i tuoi bellissimi 40 anni. Ci vedremo presto, io ne sono certo. In questo anno bellissimo dei tuoi 40 anni ti chiedo anche quali sono le cose che hai in programma per noi, quali novità ci aspetteranno. Allora, tornerò d'estate con nuova musica, come ti ho detto poco fa, e partirò anche in tour. Non prima di una tappa importante che ci sarà a Milano, ma che potrò svelare soltanto più avanti. Però si prospetta un anno veramente ricco, quindi sono molto contento. Allora, ti vediamo felice. I progetti di lavoro stanno andando alla grande. Noi ovviamente ti sosteniamo sempre, lo sai, con le nostre radio. Grazie. Ti siamo vicini e siamo tuoi fan, chiaramente. Un abbraccio grandissimo. Vuoi esprimere un desiderio prima di salutarci? Che cosa vorresti sì. di più? Sì, però non lo dico perché sennò poi non sono vera. Ok, allora chiudi gli occhi e esprimilo. Poi alla prossima ci risentiamo e mi dici se ha funzionato, ok? Ok, un bacio. Un abbraccio grande, grazie ad Antonino per essere stato con noi. Grazie a voi, a presto.